eccoci con un nuovo video. Buongiorno, allora oggi è giovedì mattina e sono in casa, ovviamente. Tra l'altro lì niente, non l'ho ancora messo a posto. Scopa e Dyson. Ovviamente l'ho fatto anch'io per ridere, perché sappiamo benissimo che la scopa sta in piedi. A me è già capitato di vedere la scopa in piedi quando la utilizzavo ancora, perché adesso la scopa manco sapevo di averla, me l'ha trovata Mauro. C'è stata un po' di, non polemica, però qualcuno ha detto ma tanto si sa che la scopa sta in piedi, è una cavolata fare questa cosa e tutti che cadete in queste cavolate. Allora ragazzi, come ho già detto su Instagram, siamo in un momento storico di M, siamo in un momento di crisi più totale, quindi se si può ogni tanto sorridere e non solo utilizzare il web per parlare di cose brutte, ridiamo, abbiamo sorriso, ci siamo divertiti. Io ho avuto un sacco di foto di bambini che hanno fatto questa cosa ed erano particolarmente stupiti, quindi cioè, ridiamo. E stamattina ho fatto una foto su Instagram dove facevo vedere che nonostante il Dyson costi un sacco di soldi, la scopa ha un potere che il Dyson non ha, cioè quella di stare in piedi. Tante amiche l'hanno fatto col folletto, il folletto rimane in piedi, è di alto livello rispetto al Dyson, e rimane in piedi, comunque ci siamo divertiti. Allora, mattinata particolare, perché stamattina sto aspettando, non mi viene il termine, l'assistenza del camino. Finalmente vengono a vedere qual è il problema, dovrebbero venire alle 10, quindi assistenza camino, e poi verrà IKEA a portarmi tutto quello che ho ordinato l'altra settimana. Tra l'altro ho fatto anche in fretta, perché ho ordinato, mi sembra, lunedì, e mi hanno dato l'ordine per giovedì, quindi hanno fatto anche in fretta. Pensavo ci mettesse di più, perché l'altra volta quando ho ordinato il divano, forse perché era più grosso, ho aspettato 15 giorni, invece con questo ordine qui 3 giorni. Quindi sono contenta, e da oggi ragazze, anzi non da oggi, da lunedì ho scoperto questa cosa della consegna di IKEA in maniera così veloce, quindi ordinerò più spesso, anche perché mi conviene, mi sono fatta i calcoli, mi conviene ordinare, far fare della strada a loro piuttosto che farla io, perché noi tra autostrada possiamo spendere andate e ritorno sui 15 euro, gasolio non meno di 20 euro, quindi calcoliamo un 35-40 euro andare da IKEA tra diesel, gasolio e autostrada. Invece facendomelo arrivare ho pagato 9,90 euro di spedizione, quindi direi fantastico, risparmio tantissimo, quindi farò fare della strada a loro, fantastico. Allora niente, adesso io mi do una sistemata più che altro qui in casa, perché fra poco arriveranno e boh.
giorno guardavo il catalogo di IKEA e ho pensato a una cosa, perché adesso momentaneamente ho messo vicino al divano, come vedete, questo tavolino con questa pianta e per nascondere un attimo la presa, che tra l'altro non sono riuscita neanche ancora bene a nascondere. Stavo valutando se prendere il tavolinetto di IKEA, pensavo di prendere questo tavolinetto IKEA per appoggiarci sopra magari una pianta e alla sera magari ci metto il cellulare, il telecomando, vediamo un attimo, anche perché ho una spanna di vuoto di qua, ma questa spanna qui la vorrei lasciare perché mi piace assolutamente il divano centrale, però di là ho qualche centimetro in più, quindi ci sta bene. Ho una bella pianta, devo valutare, però per mettere una bella pianta tipo un banano, queste cose qui, devo spostare il divano più in qua, devo fare un po' di prove, o se no prendo il tavolinetto dell'IKEA, vediamo. Tanto Ale voleva fare un ordine anche lei, perché non sapeva che io avrei ordinato e non ho pensato neanche a dirglielo. Ho agito un po' distinto dalla curiosità di provare, dalla noia, mi sono messa lì, ho ordinato e anche lei ha bisogno di un po' di cose, quindi faremo un ordine anche per lei, magari ci aggiungerò il mio tavolinetto. Vediamo, possiamo fare così. Vuoi star già dentro? Non vuoi andare fuori? Eh? Dai, vai un po' a giocare, a correre fuori. Eh? Vai fuori, a correre, dai! Tu sei troppo casalinga, ti piace star troppo sul divano a te, vero? Lei è da divano, mamma mia, che pigrotta, vero? Zoe, sei pigra? Sei pigrotta? Sì, sei pigrotta. Sei la pigrotta della fede, te. Guarda, c'è quel musino lì. Ma sei da mangiare, te. Sei da... Ecco. Quando sente cani, va fuori. Io ho ancora il tappetino natalizio, ma me l'ha regalato la Eli. E quindi mi dispiace. Gli operai e per quanto riguarda il camino, e io ho già iniziato a aprire i pacchi, li ho aperti, li ho messi fuori in giardino, mi sono lavata bene le mani e adesso, mentre sto preparando da mangiare, perché ho fatto il cavolo, sapete che ve l'ho già fatto vedere fino a una volta, io adoro il cavolo in padella, quindi l'ho tagliato tutto fine e lo sto cuocendo. Volevo iniziare a montare la lampada, vedete qua, questa qui, già che sono qui che aspetto, provo a vedere cosa viene fuori. Proviamo ad aprirlo. La lampada che ho scelto è questa qui. E vediamo un attimo com'è il paralume, non so dove sia. Dov'è il paralume? Piccolo particolare. Ah, ok, qua. Adesso mi è venuto un colpo, pensavo di doverlo comprare a parte, invece no, è tutto qui. Allora, proviamo a vedere com'è. Allora, questa è la parte più facile, perché dai, vai. Fingra.
sera. Penso che si possa decidere l'altezza della lampada. Io la metto alta. Poi vabbè, adesso la metto così, poi vedremo. Ok. Adesso passiamo al paralume. Divano, mi sto rilassando un pochino, sono coricata e allora ho messo la lampada, adesso ve la faccio vedere. La lampada che ho preso da IKEA è stupenda, per 50 euro, forse neanche 50 euro, è stupenda. Ne avevo vista una da Maison du Monde ma alla fine costava il doppio e secondo me questa è stupenda. Allora guardate un po' la lampada, mi piace troppo. Devo solo raddrizzare un attimo il paralume perché mi sembra che sia un po' girato, però mi piace perché riempie quest'angolo in maniera perfetta. Allora l'avrei messa lì, l'idea era quella di metterla lì, ma non l'ho messa per questioni di filo perché avrei dovuto far passare il filo qui e si vede e non mi piace. Quindi se Mauro mi trova la soluzione la metterò lì, se no la lascerò qua, che tanto mi piace lo stesso, dà un po' di colore a quell'angolo, forse è meno impegnativa rispetto a una pianta, è comoda perché comunque rimane vicino al divano, quindi riusciamo a gestircela bene. E vediamo un attimo adesso, tanto possiamo spostarla, comunque mi piace tantissimo, ve la faccio vedere da vicino. È fatta così, ha anche la possibilità di far passare il filo, vedete dietro, e farlo entrare dentro la fessura qui così. Adesso non guardate il muro perché dobbiamo dare il colore. Ok, qua ho fatto tutto questo
questi lodi per far vedere il filo il meno possibile, dobbiamo dare il colore lì, quindi non fateci caso. E comunque l'idea è questa qua e non mi dispiace affatto. Vi dicevo, sono qui sul divano e stavo guardando un po' il sito. Adesso si è spento il telefono, era completamente morto e si sta spegnendo anche la telecamera. Comunque, stavo guardando il sito di IKEA perché vi avevo detto un po' di tempo fa che avevamo in mente di sostituire la cassettiera che abbiamo in camera da letto perché ci sta pochissimo, ci sta praticamente solo, ci stanno solo le mie maglie e neanche tutte. E quindi, visto che abbiamo quella nicchia, abbiamo pensato inizialmente di fare tipo una struttura in cartongesso, comunque qualcosa che prendesse tutta la parete in altezza e fare una sorta di cabina armadio. Ma io non sono amante delle cabine armadio, mi piacciono i classici armadi e quindi ho pensato di fare una soluzione con IKEA che ho trovato oggi per caso navigando, non l'avevo mai vista. Comunque mi si è spento il telefono, quindi spero di non aver perso tutto il progetto che avevo fatto, credo proprio di sì. Meno male che ho fatto una foto forse delle misure, quindi dovrei quelle salvarle. Comunque è una struttura che componi tu, sono quelle strutture che potete fare, ad esempio se avete delle scale, quindi delle sottoscale, delle mansarde. Praticamente l'ho strutturato da una parte 1,75 m d'altezza, la parte invece a fianco l'ho fatta 1,30 m perché poi lo spazio libero che c'è tra una e l'altra, cioè no, lo spazio libero che c'è sopra quella di 1,30 m per poi arrivare a 1,75 m dell'altro, io piazzerei la televisione, l'appenderei. Quindi rimane struttura alta 1,75 m, a fianco va ad abbassarsi 1,30 m e lì sopra andrei ad attaccare la televisione. L'ho strutturata a sinistra con tutti i cassetti, a destra tutti i cassetti pareggiati e sopra due ante. Quella era l'idea per avere una cosa un po' funzionale e carina. Prezzo non era neanche altissimo, sicuramente più. Adesso non sono matta, non mi va. Cercavo di accenderlo col touch. Allora, vediamo un attimo se mi è rimasto il progetto. Ovviamente. Ni, allora adesso dico ni perché ecco, no, non mi è rimasto il progetto. Facciamo così. Allora, questa è la situazione. Facciamo così che lo rifaccio, poi ve lo faccio vedere. Siamo qua perché siamo tutti qua dalla zia perché cosa c'è? Dove? Ah, sì, e sei venuto qui per vedere la zia in televisione? Sì. Un saluto alle tue follower? Assolutamente. Ciao ragazze, grazie per essere state insieme a me anche oggi.